Cari amiche e cari amici di Bici Sofia, ben trovati. Oggi vi parlo pedalando tra le colline del mio paese, Creazzo, queste strade che io amo moltissimo in questo autunno meraviglioso, queste poche ore di sole che mi voglio gustare fino in fondo per recuperare energie, aria pura e pensieri positivi insieme a voi. Oggi vi parlerò di individualismo e, se è possibile, costruire una visione più comunitaria di società, con una consapevolezza di una maggiore interdipendenza e reciprocità. E lo faccio a partire da un articolo trovato su una rivista di una Marina Sozzi, che dovrebbe essere una filosofa, giornalista, sulla rivista Città Nuova. Allora, cosa fa questa giornalista Marina Sozzi? Parte da un episodio di vita quotidiana, cioè dall'incontro con una sua amica, con una conoscente, che in qualche modo relativizza l'uso della mascherina e dice: beh, io non la sopporto, non la porto, la porto solo laddove sono obbligata a farlo. E lei dice: ma come, sono una persona intelligente che di sicuro non è egoista, perché non si rende conto dell'importanza di questo strumento, insomma, di questo strumento di protezione in questo momento di pandemia e di difficoltà collettiva? E riparte per una disamina sulla situazione attuale a cui siamo arrivati, probabilmente a livello di mito dell'individuo, come lo chiama lei. Ora, lei dice che un'emancipazione, lo sviluppo e l'affermazione dei diritti individuali e delle costituzioni liberali a cui siamo arrivati, che si sono sviluppati dopo la Rivoluzione Francese, no? E per cui il superamento di alcune limitazioni date dalle grandi sovranità e anche tutto il pensiero filosofico, Locke, Kant, okay, che ci hanno portati, insomma, a crescere in questa dimensione, no? Dei diritti individuali e della libertà della persona. Però lì dice: a causa di alcune rimozioni non è che siamo andati a irrigidire un po' questa idea di individuo, e per cui in qualche modo un individuo che basta a se stesso. Soprattutto questa pandemia ci sta facendo riflettere sulla interdipendenza. Afferma che questo irrigidimento, di questo che lei definisce mito dell'individuo, è avvenuto per una serie di rimozioni, no? Della società occidentale, la rimozione che della fragilità, della dimensione della consapevolezza della malattia e della mortalità. E allora lei poi cita alcune pensatrici, soprattutto donne, e che dice che ci hanno aiutati a renderci consapevoli dei legami che ci abitano, no? Di come i legami, anche se a volte vogliamo in qualche modo emanciparci da queste relazioni, no? Che in qualche modo ci costituiscono, invece in realtà sono alla base della nostra identità e del nostro benessere. È uno dei luoghi delle mie colline che amo di più, è proprio Bici Sofico, cioè aiuta a riflettere, a contemplare, a uscire un po' dalla pianura, dalle impendenze quotidiane, per aprirci lo sguardo e la mente. Almeno per me fa così. Allora, riconosce Sozzi che ad esempio nella prima parte del lockdown, nel primo lockdown, forse questo seme di consapevolezza di questa interdipendenza è sorto, si è sviluppato, però in qualche modo poi ce ne siamo forse un po' dimenticati, no? Perché la natura egoistica, egoica
egocentrica degli esseri umani ha prevalso, no? E ci siamo dimenticati di questa interdipendenza, o alcune persone, insomma, o per certi versi alcuni andamenti sociali, no? E per cui lei nella parte finale invita proprio a recuperare questo senso di comunità e di società, no? Che possa in qualche modo accompagnare e integrare questa affermazione dei diritti individuali. Lei dice che non è necessario e non occorre, come dire, eliminare o in qualche modo diminuire l'attenzione e la valenza dei diritti individuali e della cultura liberale, no? Però in qualche modo dobbiamo, forse lei propone, fare un passo in più e sviluppare questa visione comunitaria di società. Ecco, questa visione comunitaria di società vuol dire, insomma, renderci conto, forse insieme, della fragilità che ci abita e per cui anche ripensare la invulnerabilità di cui forse Sapiens si pensava in qualche modo avvolto, e anche un rapporto diverso con il cosmo e con la natura, perché, come dire, c'è un destino comune che ci contraddistingue, no? Di questa interdipendenza, non solo tra esseri umani, ma anche con la natura, col cosmo, con il creato, le piante, gli animali. E dobbiamo recuperare questa dimensione non solo nei momenti, diciamo, maggiormente appassionati dal punto di vista emotivo, no? Ma anche nei momenti in cui forse questo è più problematico e forse anche in qualche modo più fastidioso. E questo ci chiede forse a volte anche di ragionare sulle polarizzazioni, no? Altro termine che adesso ricorre, no? Ogni argomento causa questo tipo di dinamiche, no? Di tensioni sociali, ed è difficile trovare la mediazione, è difficile trovare in qualche modo, non dico il compromesso, ma insomma il riconoscimento anche di diversità. Credo che questo tempo abbia portato a molta solitudine, molto isolamento, e che il tema appunto di comunità è stato messo in grossa difficoltà. Pensiamo agli anziani nelle RSA, ai familiari che, lontani dai loro affetti, altre forme di solitudini legate al lavoro, a casa, allo smart working o alla perdita del lavoro, no? Per cui persone che si sono ritrovate a casa senza lavoro. Ecco, parlare di società e di comunità in questa situazione non è facile. Desidero chiudere proprio con questo invito a una riflessione, a un ripensamento proprio di questa dimensione di comunità che in qualche modo, secondo me, richiede a tutti di aprire in questo scenario strano, doloroso e complicato per tutti, con questa salita che adesso sto iniziando.